Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Se anche voi siete stanchi di questo calcio che si arricchisce sempre di nuovi scandali, unisciti a noi. E prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio! Il futuro del Milan si oscura ulteriormente con le indagini in corso condotte dalla Guardia di Finanza, che hanno interessato la sede del club e le residenze dei soggetti coinvolti. Sequestri di dispositivi elettronici aggiungono ulteriori nuvole a un cielo già cupo. Il nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso Casa Milan. Tra gli indagati si trovano Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del club rossonero, il suo predecessore Ivan Gazidis, e due residenti in Lussemburgo. Oltre alla sede in via Aldo Rossi, le abitazioni dei quattro soggetti sono state ispezionate. Il magistrato Giovanni Polizzi sta investigando sull'ipotesi che i soggetti coinvolti abbiano nascosto l'identità effettiva del proprietario del Milan. Vi è il sospetto che abbiano ostacolato l'autorità di vigilanza, omettendo di comunicare alla FIGC i veri detentori della società nel corso dell'operazione Redbird. Secondo le indagini, il Milan non sarebbe legittimamente di proprietà del fondo americano di Jerry Cardinale, ma sarebbe sempre rimasto sotto il controllo del fondo Elliott, gestito dal finanziere Paul Singer, nonostante la presunta vendita ad un altro fondo statunitense nell'agosto 2022 per oltre un miliardo di euro. Si ipotizza che la transazione sia stata simulata per nascondere la reale proprietà del club. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di Milano, il Milan avrebbe non solo eluso le regole riguardanti le comunicazioni obbligatorie da fornire alla FIGC, ma avrebbe anche infranto l'articolo 5 del regolamento UEFA. Questo articolo vieta a chi controlla già una squadra di esercitare influenza su altri club iscritti alle competizioni europee. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la situazione in cui si trova il fondo Elliott con il Milan è complessa, poiché possiede un'influenza predominante, derivante da un considerevole prestito di quasi 200 milioni di euro, su un'altra squadra francese iscritta alla Champions League, il Lille. È interessante notare che il Milan ha acquisito due pilastri della squadra di Stefano Pioli, Mike Maignan e Rafael Leao, proprio dal Lille. Non è oggetto di indagine, al contrario di Giorgio Furlani e Paul Gazidis, il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Tuttavia, se ci fosse stata una decisione di violare la legge da parte della dirigenza del Milan, Scaroni non potrebbe logicamente rimanerne estraneo. L'ostacolo all'autorità di vigilanza è considerato un reato proprio, che può essere commesso solo da coloro che ricoprono determinate cariche aziendali delegate per legge a specifiche comunicazioni. In una squadra, queste comunicazioni spettano all'amministratore delegato e non al presidente. Cosa ne pensate? Come andrà a finire? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio! Grazie!